Buongiorno. Tutti nella nostra vita finiamo per entrare in vicoli che ci sembrano oscuri, sì, un po' come quelli di Dante in fin dei conti. Dei movimenti dai quali non si crede si esca mai, che ingenerano in noi un continuo senso di disperazione, di non farcela, di non riuscire a tirare fuori niente di positivo. Tutto sembra buio, tutto sembra oscuro, tutto sembra cattivo, tutto sembra contro di noi. Non ci vedi neanche un solo filo di luce, soltanto una tenebra che ti strizza il cuore. Non possiamo mollare, non possiamo mollare, non possiamo mollare. Ma non perché la felicità sia un nostro diritto. Anzi, direi l'esatto opposto, perché la felicità è un nostro dovere. Beh, però capisco che è facile dire così e poi non sapere come uscire dai buchi. Non sapere come rialzare il capo che guarda sempre verso il basso. Ognuno ha il suo modo di farlo. Io, per esempio, cerco di buttare fuori tutto, di raccontare, di parlare, di verbalizzare quello che mi dà fastidio e di verbalizzare le mie speranze, soprattutto, i miei problemi, le mie aspirazioni. Ma onestamente è difficile pensare a una soluzione se rimaniamo da soli. Senza amici, senza un coniuge, senza un fidanzato, una fidanzata, un figlio che ti tiri fuori, diventa difficile. Qualcuno che si faccia carico della tua sofferenza, che non pretenda di darti una soluzione, che addirittura cominci a soffrire con te perché la notizia che gli stai dando magari lo preoccupa altrettanto. Eppure sta lì, ti fa raccontare, ti telefona, ti ascolta, ti tiene una mano sul capo in qualche modo. Soprattutto non giudica, non ti giudica. Io di amici così, grazie a Dio, ne ho tanti. Ho una moglie che è speciale in questo, e poi un amico con la U maiuscola molto particolare. La domanda è: che amici avete voi? E che amici siete per i vostri amici? Anzi, diciamola meglio, che amici siamo per i nostri amici? Buongiorno.